Oh, Allele Adani, Allele, chiedili il nome che ti ho fatto io. Allora, quelli che mi hanno impressionato di più l'ultimo periodo sono, vabbè, Carrascal, impressionante, Carrascal che lo prendo adesso, e sto ragazzo qua, Lose. Lose, dopo sento lui, sento. E vedrai cosa ti dirà. E oggi lui mi ha fatto un altro nome, un ragazzo del 2004. Un Uvaren, una roba del genere che è simile a Insigne, tanta tanta roba, però chi è che scrive, amore? Che è successo? Ah no, c'è Bellinelli che dice Jordan è il più forte di tutti i tempi, Marco, Ah, lo sappiamo. non l'avevo mica visto. No, Sono d'accordo. sotto lo scriveva il più forte di tutti i tempi, assolutamente, ma scherzi. 100%, minchia. C'è Jordan e poi c'è il terzo, neanche più il secondo, carichiamo. E ti stavo dicendo, e mi ha fatto un altro nome, un Uvaren, un altro ragazzino del 2004 dell'Ajax B. Ma noi ci aggiorniamo, Bobo, devi fare anche te, messaggiarti con Lele. Con Quindi lui Lele c'ha poi ti 16 chiamo, anni? Lele è capo dei 16 ragazzi anni che c'hanno. segue. Eh? 16 anni c'hanno. 16 anni, però a me Bobo mi ha impressionato sto ragazzo qua, Lozek. Mamma mia, ragazzi, Dove ti faccio? 4-3-3 lo metti sull'esterno, a destra o a sinistra, c'ha un passo impressionante, fa gol di testa, di piede, sa rifinire, Ma tanta roba. perché Chi lo prende fa da fare, queste eh? squadre italiane non vanno a prendere questi giocatori qua, vanno sempre gli altri? Bobo, se vai a vedere di direttori sportivi italiani, ce ne sono 3-4 buoni. Gli altri stanno lì sul comodino che vogliono lo stipendio, fanno solo sceneggiate, interviste. Dai, Bobo, da dove sono girati? Dai. Per No, me, sono d'accordo con te. bravo, stanno lì, c'è gente di 50, 55, 60 anni. Per me, quelli forti forti, c'è Piera Ausilio, numero 1. Poi c'è Sabatini, tanta roba. Walter Sabatini, geniale. Poi c'è Rossi del Sassuolo, che è tanta roba, buono. Poi, dove andiamo? Dove andiamo? Non è che ci sono tante altre situazioni bravi. Sono tante persone che vogliono solo lo stipendio e basta, dai. Oppure c'è gente che si vende bene con i giornali e li mettono sui giornali, dai. Il calcio lo devono andare a vedere. No, perché è strano, perché tutti questi giocatori giovani ci sono e in Italia non vengono mai. Ma Bobo, che poi io ti dico, non è che sto dicendo giocatori, che ne so, l'altra volta ho fatto dei nomi, Mount che, al Chelsea o Sancho del Però ci Dortmund. vogliono soldi per prendere Esatto, questi lì ci comunque. vogliono soldi veri. Questi sono ragazzi che veramente tu vai in Turchia, in Repubblica Ceca, nella ex Jugoslavia, ci sono tanti talenti strepitosi e lì Comunque, bisogna vedere. il gritare è uno dei più bravi, eh. Non lo conosco, Bobo, non lo conosco. Io Sicuramente ha preso tanti buoni giocatori. Lui è un altro bravo, è molto in gamba Igli, molto molto in assolutamente. gamba. Non lo conosco come persona, però vedo come lavora. Cavolo, ha preso Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Molto Immobile che due bravo. squadre l'avevano scartato, l'ha ripreso dentro. Poi ha scelto anche prima Bielsa e poi ha scelto Simone, vedi Sì, anche sì. che poi lì, Bobo, devi anche dire, è vero che Tare è bravo, però c'hanno Lotito che come presidente, Eh top, sì. fa No, filare tutto liscio, tutto alla no. grande. Però i giocatori li sceglie lui, eh? Li sceglie Igli, eh? No, ma ti dico, però è anche appoggiato da Lotito, che Lotito Sì. come presidente, ragazzi, lì si può tutti si possono lamentare sul suo modo di vedere, di parlare o di Di non pensare il pagare. calcio a modo suo. Però, ragazzi, questo, come dice lui, vedere monete, pagare monete e vedere cammello. Mamma mia, è veramente bravo. Così come adesso parlando di presidenti, a me, partendo dal presupposto che la Juve, lo sai che non è che mi sta tanto simpatica, però da quando è entrato Andrea Agnelli a fare il presidente della Juve, non so se tu lo conosci Sì, personalmente, molto bene. È un grande Bobo, Andrea. Andrea Agnelli a me ogni volta che pa parla 3-4 lingue, intelligentissimo, ha creato un impero alla Juve, ha fatto meglio della triade, ha fatto meglio anche del nonno, ha fatto meglio dello Sì. zio, da quando ha preso lui la situazione in mano alla Juve, hanno vinto tutti. E sono sempre in attivo, prendono i giocatori più forti. Chapeau, io Sono non lo d'accordo con conosco, te. però per quello che ha fatto mi tolgo il Una cappello. grande persona e sta facendo un lavoro della Madonna. Sono d'accordo con Vero, te. vero, poi Grande sa lavoro. scegliere gli uomini giusti al punto giusto, è perfetto. Lo vedi apparire delle poche volte, dice sempre cose giuste, poi va, oh, Bobo, la Juve quando lui l'ha presa, penso che stavano sui 300 milioni di fatturato, sono arrivati a 550.
hanno fatto lo stadio. È vero che l'avevano creato ancora prima quel progetto, però lui ha fatto dei miracoli. Adesso la Juve è una delle 3-4 squadre più importanti al mondo grazie ad Andrea Agnelli. Sì, sì. Penso io, questo è quello che penso. Il tuo amico Messi, l'ultima domanda, cosa fa, dov'è? Bobo ha ripreso 2 giorni fa, ho visto che palleggiava senza guardare, salutava la gente, i suoi compagni palleggiavano senza guardare. Di cosa stiamo discutendo? Se ne devono fare tutti una ragione, i tifosi di Ticcio, di Cai, di Sempronio, Messi. Poi dal quarto posto iniziamo a ragionare sugli altri. Punto. Va bene, dico mio.